col Foggia si torna all'antico, è un tuffo all'indietro giocare col Foggia, insomma, come categoria, come... Beh, insomma, siamo passati, veniamo dal di lì da molto tempo, quindi no, al di là di tutto inizia la stagione, inizia le partite che contano, sono contento di iniziare contro un mio giocatore, un allenatore bravo, giovane, quindi sono tutte le premesse che sia una partita difficile, perché so che Roberto avrà preparato sicuramente una partita tosta, però come giustamente detto te, al di là del Foggia, qualsiasi altro, inizia la nostra stagione. Ecco, come ci arriva il Verona a questa partita? Cioè, proprio parliamo anche di giocatori, la condizione, che condizione ha questo Verona che vedremo domani sera? Ma quello che ho detto un po' anche nell'ultima amichevole, insomma, stiamo progredendo nella percentuale, però credo che insomma ancora dobbiamo, lavoreremo e quindi questo, oltre ad essere la prima partita ufficiale, è un altro ulteriore test, insomma, che ci prepara ancora di più, insomma, all'esordio di sabato prossimo. Quindi percentuale non lo so, ho detto magari, penso forse l'ultima amichevole 60-65%, ecco, più o meno, non so, che si discosta ancora molto, quindi sarà un 70% di giù di lì, insomma. Poi al di là delle percentuali credo che sia ancora importante il recupero di giocatori che abbiamo avuto poco, quindi il lavoro mio, dello staff, e anche in questo, insomma, inserire e recuperare i giocatori che insomma ancora sono un po' indietro. Ecco, magari il campo poi dice il contrario, però ci sono stati dei giocatori che comunque sono stati un investimento della società, no? Parliamo di campagne acquisti. Quali di questi giocatori vedremo domani e quali invece non vedremo? Cioè, ad esempio... Beh, insomma, vedremo, insomma, sicuramente Viviani no, quindi che quello abbiamo avuto anche poco, però insomma Lander, anche lui, sono i giocatori, sono poi i boss, quindi fuori dal contesto anche di gara domani, ecco, gli altri sono convocati, sono dentro, poi insomma in base anche alle esigenze della partita vediamo, insomma, se sicuramente Supra Jens sarà dalla gara, partirà dall'inizio e ho detto un nome, ecco, quindi potrei dire un altro ancora, però ne dico solo uno, dico sempre solo uno, quindi dico Supra Jens sarà dalla gara. Avresti detto che De Zarbi diventava un allenatore quando ce l'avevi? Non è ancora un allenatore, sta iniziando. No, beh, Roberto lo volevamo portare qua nel settore giovanile 2 anni fa, poi doveva entrare nello staff, è partito, quindi sono contento che si vede, insomma, la squadra ha un'idea, è un ragazzo intelligente, capace, grandissimi ricordi, so che ha parlato bene e io non posso che fare altrettanto, è un ragazzo fantastico e sono contento di riabbracciarlo anche domani sera. Mister, tra le cose positive, magari, a parte che ha fatto solo un amichevole, ma visto anche in allenamento, magari sembra un po' diverso anche Rafa Marquez, anche se ha un anno in più, però propositivo, cioè ben... Ritorno un po' sempre al discorso di prima, un giocatore forte, parte dalla sua carriera, la sua bacheca, quant'altro. È un anno che è qua, quindi anche se per i giocatori così che hanno un curriculum, un passato così importante, sembra non contare, però conta anche quello, quindi conosce meglio tante cose, sta meglio fisicamente, forse anche il problema che ha avuto, ha lavorato da solo prima di arrivare qua. Io ho sempre parlato, a dire che parlavamo prima appunto degli errori che uno può fare o non può fare, che molti dipende da lui, dalla squadra, da tanti fattori. Per noi è un giocatore importante e lo dimostrerà come lo ha dimostrato in passato. Che Foggia ti aspetti al Bentegodi? Ma sinceramente, con tutto il rispetto per Roberto e il Foggia, io guardo la mia squadra come è sempre stato, quindi mi auguro che il Verona sia una buona gara, raccolga il risultato pieno, avremo le nostre difficoltà, perché ormai il calcio, insomma, anche se è una squadra di Lega Pro, è una squadra, insomma, che ha un'idea, un'identità, grazie a Roberto, ai giocatori bravi e basta, tutto qua, molta serenità, però inizia la nostra stagione e cominciano a contare i punti.